Giovedì 2 luglio 2020. San Bernardino Realino. Dal libro del profeta Amos. In quei giorni, Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele: Amos congiura contro di te, in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole, poiché così dice Amos: di spada morirà Geroboamo, e Israele sarà condotto in esilio lontano dalla sua terra. Amasia disse ad Amos: vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda. Là mangerai il tuo pane, e là potrai profetizzare. Ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re, ed è il tempio del regno. Amos rispose ad Amasia: non ero profeta, né figlio di profeta. Ero un mandriano, e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Ora ascolta la parola del Signore. Tu dici: non profetizzare contro Israele, non parlare contro la casa di Isacco. Ebbene, dice il Signore, tua moglie diventerà una prostituta nella città, i tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada. La tua terra sarà divisa con la corda in più proprietà. Tu morirai in terra impura, e Israele sarà deportato in esilio, lontano dalla sua terra. Dal Salmo 18. I giudizi del Signore sono fedeli e giusti. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima mia. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I giudizi del Signore sono fedeli e giusti. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. I giudizi del Signore sono fedeli e giusti. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. I giudizi del Signore sono fedeli e giusti. Sono più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. I giudizi del Signore sono fedeli e giusti. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati. Allora alcuni scribi dissero fra sé: costui bestemmia. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile? Dire: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati e cammina. Ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati, disse al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini.